è stata una sorpresa, perché noi facciamo uno sforzo incredibile, per 3 giorni dobbiamo cercare delle referenze che non sono state premiate nelle 5 edizioni precedenti. Non è facile, perché qui c'è un'eccellenza ormai consolidata che torna ogni anno, però il bello è vedere che arrivano anche nuovi, cioè i giovani continuano a investire nell'artigianato alimentare, e abbiamo colto alcuni segnali molto interessanti. I nostri ispettori hanno girato, noi abbiamo fatto poi la selezione finale. Cosa è emerso? Beh, per esempio, interessantissimo ormai il percorso dei pastifici, che recuperano grani antichi, tra l'altro grani molto in linea con alcune tendenze salutistiche, per cui sono sul pezzo, e qui ad AgriFood li puoi incontrare, così come i microbirrifici. Non si è arrestato quel movimento, che oggi tocca le 800 unità in Italia, e qui infatti è cresciuta questa espressione di microbirrifici. Ne abbiamo premiati 3 nuovi per il golosario, che finiranno sul golosario, ma che erano qui per la prima volta. E non è un caso che noi abbiamo vinto l'Expo, perché siamo i campioni delle biodiversità. Il vino è l'emblema di questa diffusissima biodiversità, ma anche negli altri settori dell'alimentare lo siamo, e il mondo è interessato a vedere questo modello di conservazione.